Buongiorno e buon inizio di settimana a voi tutti, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia. Oggi è lunedì e quindi, come di nostra consuetudine, anche se il canale appunto tratta lo sport, parliamo di calcio maschile, campionato di eccellenza pugliese, che è giunto alla sua nona giornata, disputatasi ieri 3 novembre. Andiamo con i risultati. Alto Tavoliere San Severo 1-2, vittoria e rimonta dei biancoazzurri tranesi. Atletico Vieste San Marco in Lamis 1-0, Barletta 1922, Forti Saltamura 1-2, Corato Calcio 1946, Unione Calcio Bisceglie 2-1, Leghi Calcio Otranto 0-0, Gallipoli Football 1909 contro l'Audace Barletta 0-2, Ugento di Mortanova 3-0 e in posticipo alle 16 Molfetta Calcio Martina Calcio 5-0. In graduatoria abbiamo il Corato in testa quota 21 punti, Molfetta seconda 19, Ugento terza 18 con l'Audace Barletta a stessi punti. Ultimo posto per i playoff, Vigortrani calcio 17 con la penalità già calcolata. Martina Calcio 17, Forti Saltamura 11, Otranto 11, Deghi Calcio 11, Atletico Vieste 10, zona playout Gallipoli 9 con Unione Calcio Bisceglie sempre a 9, Barletta 1922 a 8, San Marco in Lamis a 7, Di Mortanova a 7, Alto Tavoliere San Severo a 6. Chiudiamo con parlando già della decima giornata, ricordando che la Vigortrani Calcio giocherà di sabato 9 novembre alle 14:30 in casa contro l'Ugento, domenica 10 ore 14:30 Audace Barletta, Molfetta Calcio, Forti Saltamura, Alto Tavoliere San Severo, Gallipoli Football, Corato Calcio, San Marco in Lamis, Otranto, Di Mortanova, Barletta, Unione Calcio Bisceglie, Atletico Vieste, il posticipo delle 16, Martina Calcio contro Deghi Calcio. Prima dei saluti, quindi, la Vigor, abbiamo detto, l'Ugento, che al momento è terzo in campionato, e quindi sarà una sfida bella molto molto interessante, sperando che i nostri ragazzi possano ottenere un'altra vittoria che potrebbe portarci nel caso a quota 20. Ovviamente poi bisognerà vedere i risultati anche di chi sta sopra la Vigor. Bene, grazie a voi tutti, alla prossima.